Gli atleti nel corso del loro percorso devono affrontare la sfida di portare avanti la loro carriera sportiva parallelamente al percorso di studi. Il successo ad alti livelli nello sport, infatti, richiede allenamenti intensivi e competizioni per evitare circostanze in cui giovani talenti e sportivi d'élite siano costretti a scegliere tra istruzione o sport e tra lavoro o sport. Non bastano alti livelli di motivazione, impegno, resilienza e responsabilità da parte dell'atleta, ma sono necessari specifici programmi. Come doppia carriera, una collaborazione per sostenere l'attività sportiva nel contesto universitario. Tanti anni fa, quando è iniziato il mondo Humana Rayer, si era parlato della città sportiva, ma lo diciamo spesso, ma non vorrei essere un refrain, ma è la verità. Vogliamo essere anche qualcosa di diverso, non solo la città di sport, ma anche qualcosa di sociale e culturale. È chiaro che il cerchio inizia con il Rayer Baby, come raccontavo, quindi un benvenuto al mondo ai nuovi arrivati per proseguire col progetto scuola, per arrivare alla Rayer School Cup che conosciamo. Per chiudere questa cosa qui con una cosa universitaria, qualcosa di prestigio, unica in Italia, e quindi siamo veramente molto soddisfatti. Perché è così importante? Cioè, che cosa porterà alla Rayer e che cosa offre poi la Rayer invece all'università? Cosa porterà e cosa offrirà? Andremo a scoprirlo. È chiaro che l'intento è di creare i presupposti che le giocatrici, in questo caso le ragazze, possano avere un'opportunità che non è mai stata scontata. Di essere un doppia veste, studentesse e giocatrici, offrire un percorso in un ateneo prestigioso di crescita per la loro formazione, ma al tempo stesso dare l'opportunità di coltivare ancora le loro ambizioni e le loro aspirazioni. È chiaro che questo è un upgrade, però è il focus di quello che dovrebbe essere l'attività dell'università e dello sport all'interno dell'università, che in Italia, non avendo una storia come i paesi anglosassoni, in cui sport e studio e le università sono molto forti su questo aspetto, per noi in Italia è veramente un obiettivo che l'Università di Padova si pone, che è sempre, come ho detto prima, è sempre stata precursore sotto questo aspetto, visto che lo sport universitario è nato a Padova nel 1946. L'intento è quello di promuovere la squadra universitaria di basket femminile del CUS Padova, attualmente militante in Serie B, potenziandola e rendendola competitiva per la promozione in A2. La squadra, costituita interamente da studentesse iscritte all'università nella stagione 2023-2024, si chiamerà Humana CUS UniPD. L'ambizione, diciamo, più alta qual è? L'ambizione più alta sportiva penso sia quella di vincere. Vincere, che non vuol dire che non è tutto, lo ricordava la dottoressa Caprioglio, la formazione delle ragazze e dei ragazzi in questo senso qui non è solo la vittoria, perché la sconfitta tante volte può essere più salutare, perché capire che nella vita si può anche perdere, ma ci si può rialzare, penso sia fondamentale per la loro crescita.